del nostro festival, anche perché era un momento molto atteso. Questo ultimo libro di poesie di Giulio sarebbe, avremmo dovuto presentarlo durante l'edizione primaverile estiva della rassegna del Teatro Popolare, di Cultura Popolare, e invece non è stato possibile per molti motivi, per cui abbiamo deciso di inserirlo all'interno del Festival dell'Altrove. Quindi ora Liacareddu, Mauro Palmas, due artisti storici della scena culturale sarda, che emergono proprio in quel fermento che fu il teatro e la musica degli anni 70-80 in Sardegna, fu un grandissimo fermento che abbiamo voluto convocare appositamente, anche perché hanno fatto assieme a Giulio Angioni il loro percorso culturale di crescita qui in Sardegna. Ci proporranno pagine scelte dell'ultima composizione di Giulio Angioni, quindi non è uno spettacolo ma è una lettura con l'accompagnamento musicale di Mauro, fatta sulle parole di Giulio, parole che molti hanno letto su Facebook oppure l'hanno letto nel libro se hanno avuto modo di leggere il libro, ma ovviamente saranno piene, parole piene di un uomo che affronta l'ultimo tratto della sua vita consapevole dell'importanza delle parole, perché forse noi l'abbiamo dimenticato quanto sono importanti le parole. Leggendo questo libro si comprende il valore delle parole. Il Satta nel giorno del giudizio lo dice, quando non c'erano i notai, la parola aveva un senso, il giorno del giudizio lo scrive. Poi sono nati i notai, ci hanno messo una marca da bollo e la parola non valeva più. E invece da noi in Sardegna la parola vale, quindi parole che valgono stasera con Mauro Palmas e Liacareddu, nella speranza di condividere davvero le ultime parole di Giulio tutti assieme. Grazie. Pietra si domandano di noi con lucumoni etruschi e fanno tanto d'occhi alle buonanime di Gramsci, di Lusso, di Lilio, di Maria Lai, che liberi dei corpi che sappiamo sotto la luna, parlano in combutta nel teatro di Nora fronte mare, di nuraghi, di uomini,
e di tempi, e al passato profetano il futuro. Nessuno ha meritato questo male di mio nonno, presente a Re di Puglia, dell'Austria prigioniera all'Asinara. Nessuno ha meritato la bellezza dei campi di marmilla e di Trecenta, della giara di uomini e cavalli, dei boschi in Sopramonte. La trireme romana è naufragata al largo di Teulada, l'arconte bizantino a precipizio dalla sella del diavolo, da dove cadde Flebasi il Fenicio. I giganti di pietra si domandano di noi, quei lucumoni etruschi e gli ibellini di celebrata antica Cacciagione, e chiedono pareri a Montezuma davanti al faraone, curiosi di Garibaldi e di Napoleone, di Ajaccio e di Caprera, dell'uomo di Cagna che ogni cosa sa già, di Filitosa e Palmavera, dove calano Tirso e Flumendosa. Le pietre hanno il respiro molto lento e quelle lavorate dal passato sono ali del futuro controvento. Soffia, brezza di mare, andiamo incontro al forse in mare vivo. Assandira, assandira, andira, andira. Le visioni che si ridicono da sempre, passando in auto presso il mio paese, dove non vivo più da 50 anni, e ci ho visto mia madre che aspettava, ancora giovane, con le fossette nel sorriso. Fermati, mi ha detto, che fretta hai? Babbo è a casa tornato dalla guerra, ha detto chiaro e tondo. E io per tutto il viaggio sono andato da loro, a casa nostra. Ancora, figlio, come giocando da bambino, montami sopra, fino in cima e oltre, che ti serva da scala. E io mi arco a ponte e tu passami sopra. Parola mia, spesso così scontrosa, non vieni se ti cerco, ti nascondi sotto la punta della lingua, o sei pronta magari e generosa, mi giungi da lontano e da vicino, anche da molto prima del latino, dai tempi prima dell'umanità, dalla stazione eretta o dagli inizi su questa terra o altrove. Chi lo sa? Il fatto sta che se si dice con un fiore, con un gesto, un sorriso, una carezza o con un bel tacere, per far entrare in altri cuori e teste ciò che sta nella tua interiorità, meglio fa l'aria smossa dalle corde che giunge da altre orecchie, pure al buio, a fior di labbra, mentre alla luce tacita si legge, minuscola per promemoria, o maiuscola, esposta a fare legge. Parola nostra,
Oggi sei qui, matura, audace, nel dire l'indicibile e già detto del mondo, della vita e dell'altrove, di amanti, di poeti e di chi tace, ma fa. Dunque mi piace che sei parola mia, giusto in quanto sei pubblica, comune, condivisa e servi a tutti solidali, capace di parola, anche se spesso chi comanda si riserva il diritto di parola che detta voli o che da scritta duri, sicché il villano non sempre può dormire, né il poeta morire se carta canta. Parola santa, che c'è mai di perfetto a questo mondo? Ma tu sembri vicina a questa perfezione onnipotente, per cui c'è stato chi ti ha detta Dio, verbo del Padre fino dal principio, a dire vita eterna e a fare il mondo, e chi ti ha detto Madre è causa necessaria del pensiero, che non sarebbe se non è parola. Iperboli, ma che ti fanno onore, ti rendono giustizia, perché nient'altro al mondo quanto te ci regala l'illusione dell'essere capaci a non finire, perché puoi dire all'infinito di infinite cose. Parte. Tutto il mondo è paese, si diceva, e adesso tutto il mondo è al tuo paese, paese che vai, usanza che trovi, ed ecco, te le trovi tutte in casa. Ad altri le vertigini, ma a me questo induce la megalomania di ricapitolare moti sterminati della notte dei tempi alle albe del futuro di questa nostra intera umanità, sempre diversa, quanto sempre uguale. A passo d'uomo, in selle, in gente, caravelle, barconi, lampedusi, concordia da crociere ed altri azzardi, quello di noi umani, come ogni mondo di viventi, è mondo di migranti, vite che premono in avanti in cerca di contatti coerenti. Il tempi da vertigine si è fatto l'uomo su questa terra, che ciascuno rimemora incosciente da quando schizza via spermatozoo e giunge in gara, spiccia l'ovocito. Nasce, gattona, va, ma non aspetta che gli spuntino penne per volare e pinne per andarsene per mare. In tanto tempo e spazio, dal primo farsi umano finché non ci sarà più tempo né luogo per nessuno qui da noi, i popoli, le molte varie genti, guarda che risultati differenti sono gli incontri umani con la spada, l'ulivo, le nozze liete, il ratto, lo stupro cruento. Ed evento in evento tutto muta per contatto, per logiche meticce, per spaesate braccia di terroni, dai grandi imperi ferri del passato al dominio altezzoso coloniale, all'amalgama lesto mercuriale del mondo nostro attuale. La varia mescolanza che così spesso segue alla migranza e la sincretica aderenza sono norma di tempi sterminati, di modi dell'umana convivenza e sinergia di secoli, di un sangue misto umano. Tornano sempre a casa scoraggiati quelli che vanno in cerca di eccezioni. Conservazioni inalterate nella selva, robinsonate in isole lontane, un fanciullo selvaggio tutto intero. E magari persino Aberecht, puro, genuino. Un Grabben Tarzan nero.
piuttosto questo mare nostro, che come ieri ancora mischia genti quanto le Americhe e le Indie, prima e dopo Colombo, Magellano e il Gran Mogul, lo zoppo Tamerlano, la piccola masnada sulla forca, il grande masnadiero imperatore, e croce e mezzaluna a guadagnare a comando i fedeli da salvare. Ah, e lungo navigare dell'Europa sul nuovo mondo americano, e l'Africa in catene nelle stive dei grandi velieri d'altura. Guarda come oggigiorno tutto il mondo si riproduce vario in ogni luogo, anche nel mio paese contadino, che non sa più che fichi d'India, patate e pomodori sono americani. Ma in terra di limoni levantini, tu guarda quanto e come i siciliani vantano il loro lungo meticciato sicano, punico, greco, romano, bizantino, arabo, normanno, svevo, angioino, albanese, catalano, e così fino agli arrivi incerti d'oggi. Mentre in Sardegna scalda meglio i cuori negare ogni mistura ed esaltare una corazza dura, resistente contro i contatti esterni sopraggiunti, duri, molti, costanti, da che le prime torme di africani milioni d'anni fa, salvi dal mare, hanno raggiunto spiagge e campidani e sopramonti e giare ed altipiani. Tutto l'andirivieni degli umani, quanto mai prima da che uomo è uomo, oggi richiede urgenza ed attenzione. Se tutto questo ovunque adesso vale in tempi e modi inusitati per il flusso globale di uomini, di tecniche, di merci, di sensi comuni telematici, in movimento rapido, mondiale, l'intensificazione fa problema, non la novità. Scopri l'acqua calda, che però scotta, e come scotta, che non puoi più lavartene le mani. Poco elegante sarà dire che il mondo è dei meticci e dei bastardi, ma i frutti puri, se mai ci sono stati, quelli, i frutti puri e belli, o che tali si credono se insistono, presto o tardi, impazzisco. Costerebbero oggigiorno 3-4 anni di guerra generale tra Europa e Medio Oriente o giù di lì. Sono rimasto scarso in geografia, che certo ci sarà se ci si ostina in beghe di petrolio, religioni e dispendiosa boria di nazioni con popoli migranti sfaccendati, muri e respingimenti, inutili chiusure di confine, finché alla fine, ma chi l'avrebbe detto? La mobilitazione generale della nostra migliore gioventù. Ci costerebbe 100 all'anno? Date a me 50 e vi sistemo 6 milioni di profughi, ma meglio dei gastarbeiter su nel biasopiano franco-germanico e dintorni. Già il numero di ben 14 milioni dal 50 al 70 baraccati del secolo passato trovo in vano. Anzi, fatemi
il conto di quanto costa un anno come questi passati a contenere e a mandar via. Ci costa 10? 10 all'anno? Datemene 5 e vi sistemo dove più vi piace e dove piace a loro e pure a noi, tutti quanti a produrre ciò che serve con voglia di scopare più di voi. Troppo facile, mi dite? Il mondo è più intricato di così. E allora, preparatevi a morire per i sacri confini della patria, come e più che a Verdun e a Stalingrado, che tanto le armi io le produco già. Della poesia che è scarto dalla norma e non può avere copie né modelli e omette quel che informa e innova sparigliando e fa tabula rasa ed è persino sempre l'eccezione di gente eccezionale. E l'arte vera vale, ma soltanto di per sé. Non dirò che infine non ci resti che questa regola di libertà tiranna dissoluta da spodestare, per poi ripartire con norme nuove, dopo da scartare, remitenti alla norma, o per essere proprio originali, ogni tanto magari da osservare ricercando la rima e l'assonanza, il vecchio endecasillabo o la stanza. Povera analfabeta, che ha ripetuto tutta la sua vita le sue 9 orazioni in versi e rima, con una cantilena sempre quella, assa candida stella, cura miraculosa, de su gelus a rosa, de sa terra sa manna. Magari mi funziona più di prima, che non prendo sonno a ninna nanna. C'è morti e a chi non ce n'ha in vita.
diversa a tempo e luogo ed è persona, ma vive della presenza, sopravvive all'assenza di tutti e di ciascuno. Lega gli opposti e simili, caso e necessità, che tutto tiene. È sempre e mai, macina il nulla e ne ricava il tutto. Oscura luce e tenebra vagliante confonde e spiega l'eccesso e la misura in equilibrio. Quando grida invettive e compassione, curva lo spazio e il tempo e non ne teme lo sgomento. Cerca l'irripetibile però, spesso dà il meglio, arresa ai luoghi più comuni, a cielo e terra, al seno dell'amata, al vento e al mare, agli astri, alle ore del mattino e della sera. E del meriggio assorto in penombra di stanze a imbrunire, nell'orrore del campo di battaglia. Effimera notizia che non scada, si guarda intorno e bada al brivido interiore, al nuovo e al risaputo. Dopo notturna fuga, adolescente, bella di libertà e di ribellione, sa sottomettersi ubbidiente a regole di forma e di sostanza, di moda e di creanza, aspettandosi premi d'eccellenza. E torna allo stupore, misure e dismisure, infrange le sue regole, apre e chiude le forme, si ribelle, si inchina e non sa che semina l'odio, mentre chiede amore. Risente vita e morte, bene e male, con ansie e desideri in diagonale. Tu fidati e diffida sempre la poesia torto marcio e ragione da vendere. Scherza coi santi, ride, fa gli sberleffi anche col tuo dolore. Ma il riso e pianto, speranza e delusione, silenzio e grido, chiarezza e confusione, coraggio che si arrende, sa tutto e non sa niente. Dice il falso per dire meglio il vero, smentisce e ribadisce chi la definisce. Continua tu, se sei d'accordo, perché comunque sia, folle in saggezza e saggia di follia. Qui la siamo noi, la poesia. Poesia. I fratelli di Giulio gliela dedicano nel giorno del suo compleanno. C'è una musica al mondo, uno storico jazz americano, che ha la mia stessa età. In the Woods di Glenn Miller, che è morto in guerra suonando le truppe. Avevo 5 anni o poco meno quando è arrivato al mio paese antico dopo Lima, Arlen e giovinezza a suonare la fine della guerra. E poi la cioccolata e chewing gum e babbo e gli altri finalmente a casa a torcersi piegati ciondoloni le stellette alla cinghia dei calzoni. Scemo di guerra, mi diceva nonno, e ogni volta che adesso la risento
mi nascondo a commuovermi da solo. Lo stomp scatenato americano. Poesia molto carina, devo dire, dedicata a Giulio. Anche noi abbiamo voluto omaggiarlo. Io ho conosciuto Giulio tanti anni fa perché feci uno spettacolo di un suo testo che era La Visita e debuttavo proprio qua, quando ancora Montegranatico non era stato, era Montegranatico ma non era stato ristrutturato in questo delizioso modo. E con Giulio abbiamo sempre mantenuto una grande, profonda amicizia. Mi è capitato spesso di leggere i suoi libri, insomma, di presentazioni dei suoi libri. E anche per me devo dire che è una grandissima, grandissima mancanza. Avevo ricevuto le sue poesie prima che le pubblicassero, perché gli avevo chiesto proprio, perché lui le pubblicava su internet o su Facebook, e allora io gli dicevo: Giulio, mi piacerebbe averle, perché poi le inserisco in, ovviamente, in reading. E mi aveva mandato proprio gli award di tutte queste poesie, che naturalmente conservo gelosamente, con grande affetto, con grande amore per questo gigante della nostra Sardegna. Scrittura e della capacità della scienza attraverso la scrittura di raccontare quello che accade, quindi l'antropologia, la scrittura e la capacità di scrivere la storia, l'antropologia e tutto quanto. Dopodiché il momento clou finale sarà domani pomeriggio con le premiazioni del concorso letterario, dove ci saranno 10 selezionati da tutti quelli che hanno partecipato, sono racconti brevi, il tema generale era l'altrove, anche lì, e poi la sera chiuderemo con degli amici che amiamo tantissimo, Roberto Nonnis e il suo gruppo West Coast, faranno queste danze West, saremo insieme con una festa, tutti assieme. Quindi io vi ringrazio per aver affrontato tutta questa giornata con noi ed aver accompagnato la notte che scendeva attorno a noi. Vi lasciamo con parole di luce, parole belle di Giulio, che danno speranza, perché è un uomo della speranza, Giulio. Vi auguro una buona notte, di dormire bene, di essere parole cullati da questa arte straordinaria. Ci vediamo domani mattina, vi aspettiamo, staremo insieme e ci saranno altri scienziati, altre persone di pensiero che ci racconteranno la loro esperienza. Buonanotte, grazie. Buonanotte.